Domani entrerai in convento. Sta tranquilla. Ricordati che questa è sempre casa tua, che la porta è sempre aperta. Puoi tornare indietro in qualunque momento. Non preoccuparti, non tornerò indietro, mamma. Questa è la mia strada. È una cosa di cui sono sicuro da parecchi anni, fin da quando ero molto piccolo. Ora dormi, figlio mio. Buonanotte, mamma. Buonanotte, figliolo. Cosa vuoi da me? Non avere paura, ragazzo, non voglio niente. Allora perché sei venuto? Io ti conosco, so bene chi sei. Voglio solo darti un consiglio spassionato: non entrare in convento. Potresti fare una brutta fine. Ma di che parli? Loro non amano i peccatori, per questo li picchiano con forza. E tu sei un grande peccatore. No, no, è impossibile, non ti credo. Prima ti costringono a confessare tutto e poi ti picchiano. Non importa quello che succederà, io ormai ho fatto la mia scelta. Sei sicuro? Non vuoi che ti racconti i dettagli di tutte le torture che subirai? Signore, aiutami! Non pronunciare mai quel nome in mia presenza e ricordati che sarò sempre con te per tutta la vita! Francesco, svegliati, è giorno. Alzati. Va bene. Ma che hai? Sei tutto sudato, ti senti male? Ma che è successo, Francesco? Non è niente, mamma, non è niente. Non ti preoccupare. Ora metto tutto a posto.